Dai, facciamo l'annuncio. Mi scompaio un secondo e faccio l'annuncio della squadra della Kings League, visto che dicono che l'hanno spoilerata ovunque. Ma io la voglio sapere sta squadra. Ah, che okay, cos'è? Allora, Marzo, vuoi sapere Wild Cards? Prima ve la dico, vi dico solo i nomi, e poi in realtà io credo che sul sito vero e proprio della Kings World Cup sia stata messa la formazione. Allora, il team manager della squadra, fammi un po' di colla. Lollo Lacustre. No, il team manager è il Pipega. Il Pipega? Sì. Un'ottima scelta, eh. Abbiamo perso. Andiamo a vincere un campionato del mondo, ragazzi. Abbiamo perso, raga. Il main coach. Chi è? Non lo posso sapere, già, ma mi devi dare degli indizi. Il main coach è Luca Diddi. È Luca Diddi. Luca Diddi è un match analyst che lavora anche in Serie A. Match in realtà. Analyst. L'Athletics coach. Vabbè, quello che fa la preparazione. La preparazione. Chissà che ne pensa Luca Diddi di questa cosa invece. Porco due. Luca Diddi. Daniele Sorbello, che l'abbiamo preso solo per il cognome, perché è bello, se la sente. E l'importante per la nostra squadra è anche avere un pochino queste capocce questa che si sentono un pochino. Allora, i tre wild pick sono Francesco Totti, che gioca, e abbiamo fortunatamente le partite le abbiamo nei giorni in cui Totti c'è. Nainggolan, e poi abbiamo come terzo pick abbiamo Viviano, che rispetto, che può sicuramente darci una mano anche come a livello di esperienza, anche del livello di testa e tutto, ma non l'ho scelto io. Ci tengo a dire questa cosa. Non è stato piccato da me, nessuno mi ha fatto sapere nulla e nessuno mi ha detto nulla di quella che era la scelta quando io avevo fatto altri nomi. Però va benissimo. Però sono felice. E queste sono le wild card. Mentre la squadra vera e propria, abbiamo come primo portiere Justin Dippolito. Justin con la Y. L'abbiamo piccato per il nome, veramente un bel nome. E il ragazzo c'ha un passato da raccontare? Qualcosa? Tre omicidi. Niente di poi abbiamo la difesa. I tre difensori molto importanti, che sono Leon Baldi. Abbiamo Andrea Tarasco con il numero 14, scelto da lui. Scelto voluto da lui. Lui si è imposto. Sarà fan di Henry. Io voglio il 14. Gli ho detto: non te lo posso dare. Lo vuole già Francesco Totti, che voleva il 14. Una storia assurda. E lui allora che fa? Ha mandato un proiettile a casa di Totti. Una roba allucinante, infatti ci sono stati già dei diverbi nella squadra per prendersi il numero 14 e niente, e quindi abbiamo dovuto dargli questo numero. Allora, li andiamo a vedere, dai, andiamoli a vedere, ragazzi, valorizziamo i miei ragazzi. E questo è Justin Dippolito. Justin, siamo tutti nelle tue mani, in tutti i sensi, sei il portiere. Andrea Tarasco è il nostro secondo difensore e adesso vi spaventate. Nasce, cresce sotto l'effetto del crocodile, come potete vedere. Ma è spagnolo lui, oh. Fallo cucinare. Gioca in Spagna il pischello. Sì, gioca alla Chipotle Micas Lagunas. Il suo valore attuale al momento è 6 miliardi di euro, regà. Ma attenzione, perché abbiamo il nuovo nome. Vlad Marin è lui. È il ragazzo con cui vuoi fare serata. Ehi, tipo, Jessica ci sta aspettando, dai. Oddio, un trofeo. Ha vinto anche un trofeo. Perché ha vinto una supercoppa della primavera con la Juventus. Ma questo è un fenomeno. Tutti i difensori della Juventus sono tutti bestiali, oh. Fate cucinare. Un po' di esperienza. Un ragazzo che può andare dal giovane e dirgli ehi. Questa partita la portiamo a casa. Ma attenzione, perché non sono venuti i difensori. Abbiamo l'ultimo difensore, che è Stefano Sberna. No, regà, ma il Verbano Calcio, ma quello, ma non vi sembra un simbolo di una squadra un attimino un po' più popolare? Allora, è un mix tra Barcellona con i colori del Milan. E qui vi volevo. E il ragazzo è alto 1,85 m, un altro bel cristone. Questo è il nostro ultimo difensore. Fatelo cucinare. Passiamo al centrocampo. Giovanni Valtulini. Allora, la verità è questa. Devo essere onesto. Come canzone per gli Stallions, ogni volta che facciamo un gol, abbiamo deciso per Baby di Justin Bieber. E allora avevamo bisogno di qualcuno che la reincarnasse, di qualcuno che in campo la ballasse proprio come lui. E allora abbiamo scelto per Giovanni Valtulini. Wow. Abbiamo qualcuno da mettere vicino a Giovanni Valtulini. E non è proprio lui. E non è neanche Wissam Zaki. Uno solo ce lo siamo presi alla fine. Era quello che mi dava più un'impressione ottima a livello di punta e dribbla. Quindi, sì, Zaghigno si è infilato. Un po' mercenario, Zaghi. Signori, abbiamo un altro centrale di centrocampo che ha un cognome importante, perché è Mattia
Van Nistelrooy. Ma non è vero. Ma poi come l'hai scritto? Ma poi con due Mattia Van Nistelrooy. E non è, infatti. Perché la verità è che è Mattia Van Nistelrooy. Ma come cazzo l'hai chiamato? Oh, questo ti piace due così. Assist. 69 minuti giocati. Questo ragazzi poi. Questo ragazzi c'ha due gambe così. Le vedi quelle quattro ammonizioni? Lo sai tre come l'ha prese Mattia Spera? Correva troppo. Mattia Spera semplicemente ha una fissa, che è quella di stringere i coglioni ai suoi ai centrocampisti. È vero. Ma ragazzi, ma io ti giuro che Mattia Spera secondo e me non la questa fa roba ci serve. No. E a noi questa roba ci serviva assolutamente. E quindi, allora, non è... Cioè, ha molto fiato, ma a noi ci serviva uno che prendeva per le palle gli avversari. Attenzione, perché poi, signori, mancano gli ultimi due. L'ultimo centrocampista, Andrea Benedetti. Nuovo arrivo. Questo sì, te lo fanno in sconto, te lo fanno. 21 anni. Voglia di e di questo, ragazzi, è potenzialmente un diamante. Può regalarci un'emozione, come potete vedere, infatti. È partito da un buon valore per poi ritrovarsi al Sant'Angelo. Però è partito dal Como. Qui abbiamo un ragazzo che può fare il trequartista, abbiamo un ragazzo che può fare anche il centrocampista di sinistra, ma soprattutto abbiamo un ragazzo che può fare la differenza. La differenza, Andrea Benedetti, ok? La differenza. Ma attenzione, perché qui manca il nostro attaccante. Il nostro attaccante si chiama Michele. Marzo, quando vedi una fica, che fai? Lo esco. Marzo, è molestia. La prendi e te la... Non è molestia se me la chiavo, me la scopo. Ok, sinonimo? Chiavare, scopare, trombare, distruggere. Distruggere non è sinonimo. La terza che hai detto. Si va subito a mettere il nostro attaccante che ci porterà alla vittoria, signori. Con il numero 9. Michele, trombetta. È Michele Trombetta il nostro... attaccante che gioca al Corticella. Fate cucinare Michele Trombetta. Serie D. Partite una. Gol 1. Boom. Ma 100% realizzativo. Così, non gliene frega un cazzo al bro. Partite 32 in Serie D. Gol e 15 gol. Questo è un fenomeno. Michele Trombetta è nel suo prime. Modena Primavera. Progresso Calcio. Per il sociale. Poi si ferma e va a giocare alla Ma com'è SD? Ma come fa Fortuense? Ma andabito io, ma che cazzo è? Eccolo qui, abbiamo un paio di video del Michelone. Michelone ti punta? È veloce? Guarda, e invece non era lui, è lui? Il tronco? Lì! La ma mette! Che tronco, frate? Non ti ha convinto? Ti convincerà forse qui Michele Trombetta. Il fenomeno! Si vede da queste giocate sul passaggio di Kessié. Boom. Tiè, guarda come si è girata sta palletta. No, visualizza commenti nascosti, perdonami. Ragazzi, ve ne prego, dovete distruggere ogni post tipo della Kings League con le emoji del cavallo. Come si trova? La gamba di Michele Trombetta? Michelangelo la usava per fare le sculture. Ragazzi, ma in chat! Ecco! Dov'è? A me sa che è lui. Cioè potrebbe non esserlo, chi cazzo lo può sapere. Trombetta 15. Michele Trombetta 18. No, perché c'è pure in 15, frate. Michele Trombetta 18. Spacco tutti di botte. Bravo Michele. Trombetta, è ovvio che tu non lo possa fare. Questa è la mentalità. No, non si può fare. Cioè, non... Tu calmo se, devi stare. Pensa che sto Jonathan Sanchez ti tira fuori la lama. A parte che Jonathan Sanchez, evitiamo di toccarlo che c'è il cartello dietro. La formazione già annunciata. Considerando che è l'1:30 a Dresde, sì, la formazione è stata annunciata. Però...